Proseguono le presentazioni ufficiali per le iniziative speciali in occasione della 50ª stagione lirica del Macerata Opera Festival. Questa volta siamo stati nello spazio eventi La Feltrinelli, nella centralissima Galleria Alberto Sordi a Roma. Donne all'opera è, come detto, l'hashtag ufficiale della 50ª stagione lirica maceratese e proprio alle donne ha dedicato il suo discorso iniziale Francesco Micheli, ripercorrendo la centralità di esse nella storia del melodramma. Il melodramma è stata la forma d'arte che ha più dato spazio alle donne dalle sue origini. 1921 Francisca Solari è Aida allo Sferisterio, 2014 Fiorenza Cedonis, diva di oggi. Sta arrivando a livelli di divismo la terribile, melodrammatica ma purtroppo vera storia di Lucia Annibali, avvocato pesarese, quindi marchigiana, che ha subito, ha vissuto una storia di violenza e di sopruso che è culminata con un getto di acido che le ha sfigurato il volto. Lei sarà la nostra madrina e nel migliore dei modi inaugurerà il 17 luglio questo festival insegna del ricordo trionfale di questi 50 anni di lirica allo Sferisterio cantando grandi eroine, Aida, Violetta e Tosca. Poi la parola è passata a due delle donne che tra le altre saranno protagoniste della stagione, il soprano Susanna Branchini, che già l'anno scorso ha calcato il palco dello Sferisterio, e il direttore Speranza Scappucci, che dirigerà per la prima volta la Traviata. Sono trovata molto bene, il pubblico calorosissimo, anche l'ambiente lavorativo è stato particolarmente, come posso dire, rasserenante, ecco. È stato molto bello lavorare a Macerata, quindi mi aspetto che sia, se non come l'anno scorso, anche meglio, insomma. E anche per me sarà la prima volta, perché fino adesso ho avuto sempre bacchette maschili, quindi sono molto curiosa, anche se sicura che, insomma, sarà un risultato sicuramente soddisfacente, o comunque sia un'esperienza diversa. E molto orgogliosa, devo dire la verità, perché un po' più di spazio alle donne in tutti i campi sarebbe una cosa buona e attuale, insomma. Dunque, lo spettacolo è famosissimo. Io confesso che mi hanno mandato un DVD e lo guarderò, però cercherò di trattare musicalmente l'opera come una prima e quindi lavorerò moltissimo con i cantanti per cercare colori e vorrei cercare di fare meno tagli possibili, vediamo con i cantanti se è possibile, per fare una Traviata nuova musicalmente. Ecco. Speriamo di poter, gli americani dicono fulfill, non mi viene la parola in italiano, le aspettative, insomma, di poter ripagare le aspettative. Sono veramente contentissima di poter partecipare a questo festival e, come dicevo prima a Francesco Micheli, è una bellissima iniziativa questa del Festival delle Donne, tre donne sul podio, proprio perché grazie a iniziative come queste forse fra qualche anno non si dovrà più fare il festival per le donne, non sarà più una novità, non sarà più una sorpresa, ma se ci sarà una donna sul podio sembrerà la cosa più naturale del mondo. Quindi questo è quello che noi ci proponiamo di fare. Ma l'occasione romana è stata anche la presentazione ufficiale del comitato d'onore che l'associazione Sferisterio ha voluto creare per il 50esimo. La scelta del comitato d'onore è stata una scelta perfettamente condivisa nella filosofia del festival, l'abbiamo tenuto fuori la politica e per certi aspetti anche l'economia e abbiamo voluto scegliere e chiedere la disponibilità di figure che potessero interpretare naturalmente la cultura e anche l'identità del territorio. Le figure di cui parla Carancini sono Raina Cabayasca e José Carreras, Mara Zampieri, Rainer Beck, Gustav Kuhn, Henning Brockhaus, Elisabetta Perucci, figlia dello storico sovrintendente Carlo Perucci che resse la reina fino all'86, il premio Oscar Dante Ferretti, la presidente della RAI Anna Maria Tarantola e il presidente di Confindustria Radio e Televisione Rodolfo De Laurentiis, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, gli sportivi Elisa Di Francesca e Roberto Mancini, allenatore del Galatasaray, e l'attore Cesare Bocci, l'unico presente a Roma e al quale Carancini ha donato uno Sferisterio d'argento. E crediamo che possano essere davvero delle figure, dei testimonial e dei testimoni significativi per raccontare una bellissima 50ª edizione. Infine un'altra iniziativa speciale.
con il progetto umanitario AIDA, che vede in prima fila il Macerata Opera Festival e ActionAid, organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, della povertà e dell'esclusione sociale. Quest'anno l'Opera Festival ha deciso di adottare e promuovere un progetto di ActionAid che si svolgerà in Etiopia, nel distretto di Hazernet. Questo progetto in particolare lavorerà proprio per i diritti delle donne, per l'accesso all'acqua potabile per le donne e per l'accesso al lavoro, e con opportunità di formazione che daremo a circa 350 donne nel distretto. E quindi sarà importante aderire all'Opera Festival, andare all'opera, e al contempo, andando all'opera, si riuscirà a sostenere il progetto di ActionAid.